Oggi ci addentriamo in un viaggio profondo e appassionato alla ricerca della nostra vera essenza, del nostro fuoco interiore, per trovare il nostro scopo e la nostra ispirazione nella vita. È tempo di risvegliare la passione che arde dentro di noi e di esplorare le profondità del nostro essere. Sedetevi comodi, prendetevi un momento per voi stessi e preparatevi a scoprire il vostro mondo interiore. La passione è una forza vitale che ci rende unici. Troppo spesso, però, la routine e le responsabilità ci allontanano da essa. Ci dimentichiamo di ascoltare il nostro cuore, di seguire ciò che veramente ci appassiona. Perciò, vi invito a riflettere sulle esperienze che vi fanno sentire vivi, sugli interessi che vi catturano e vi riempiono di gioia. Chi siamo veramente quando siamo autentici e appassionati? Prendetevi il tempo di scrivere le vostre riflessioni, perché capire cosa ci appassiona è il primo passo per risvegliare la nostra vera essenza. Ora che avete individuato le vostre passioni, è il momento di approfondirle. Cosa fareste se il tempo e il denaro non fossero un problema? Quali attività vi riempiono di energia e vi fanno sentire vivi? Rispondere a queste domande vi aiuterà a identificare la vostra passione autentica, quella che vi guiderà nel vostro cammino di vita. Ma la passione da sola non basta. È importante collegarla a uno scopo più ampio, a un significato che dia senso alla nostra esistenza. Chiedetevi come potete utilizzare la vostra passione per influenzare positivamente la vostra vita e quella degli altri. Il vero potere della passione si manifesta quando la condividiamo con il mondo. Trovate modi per integrare la vostra passione nella vostra quotidianità e vedrete come essa si trasformerà in una fonte continua di ispirazione e realizzazione. Prendete esempio da coloro che hanno vissuto una vita appassionata e ispiratrice. Gli artisti, gli scienziati, gli imprenditori, tutti coloro che hanno seguito la loro passione e hanno avuto un impatto significativo sul mondo. Studiate le loro storie, imparate dai loro successi e dalle loro sfide. Troverete motivazione e ispirazione per perseguire i vostri sogni più audaci. Non dimenticate che il viaggio verso la scoperta di se stessi e il raggiungimento del proprio scopo è un processo continuo. È importante essere aperti al cambiamento e alla crescita personale. Le sfide che incontriamo lungo il cammino possono essere viste come opportunità di apprendimento e di sviluppo personale. Affrontatele con coraggio e determinazione, sapendo che ogni passo vi avvicina sempre di più alla realizzazione dei vostri sogni. Prima di proseguire il nostro viaggio, voglio invitare voi, cari spettatori, a iscrivervi al nostro canale. Iscrivetevi per non perdere nessun futuro video dedicato al benessere e allo sviluppo personale. Se fino ad ora vi siete appassionati a questo viaggio di esplorazione interiore, sappiate che siete solo all'inizio. Iscrivetevi ora e unitevi a una comunità di persone che cercano di risvegliare la loro passione e ispirazione nella vita. In conclusione, risvegliare la passione e l'ispirazione è un percorso personale e profondo. È un viaggio verso la scoperta di se stessi, verso la realizzazione dei nostri sogni e delle nostre aspirazioni più profonde. Spero che i suggerimenti e gli esercizi condivisi oggi vi abbiano ispirato e vi abbiano fornito gli strumenti per iniziare questo viaggio. Ricordate, la vostra passione è il faro che vi guiderà attraverso le sfide della vita. Coltivatela, condividetela e vedrete come trasformerà la vostra esistenza. Grazie per aver condiviso questo momento con noi. Ricordatevi di iscrivervi per rimanere aggiornati su nuovi contenuti dedicati al vostro benessere. Ci vediamo nel prossimo video, pronti a esplorare insieme nuovi orizzonti di passione e ispirazione.